Benvenuti a tutti gli spettatori di questa partita. È una partita molto importante perché le squadre protagoniste lo scorso anno hanno regalato emozioni da capogiro ai loro sostenitori e giocano questa gara proprio grazie ai risultati ottenuti nella scorsa stagione. È naturale che le aspettative per questa Supercoppa siano elevatissime. Staremo a vedere chi avrà la meglio. San Jakob Park di Basilea, senza dubbio uno degli stadi esteticamente più accattivanti d'Europa. Questa è la prima vera partita della stagione e tra l'altro negli ultimi anni la considerazione su questo trofeo è molto aumentata rispetto al passato e giustamente. È vero, un tempo questa competizione aveva la fama di essere una specie di riscaldamento precampionato, ma il calcio moderno, si sa, è un meccanismo preciso e delicato e dunque diventa fondamentale poter testare in anticipo forma fisica, strategie, tattica. Vincendo questo evento hai la prova che stai facendo le cose nel modo giusto. Alzare questo trofeo quindi è davvero importante. Eccoci, si comincia. Una domanda al volo, Luca. Qual è il giocatore chiave di questa partita? Giorgio Chiellini, uno dei migliori nel suo ruolo. Imponente, forte, risoluto, bravissimo nel colpo di testa, sia nella sua area che anche in quella avversaria. Ha tutti i requisiti del grande difensore centrale. Dybala! Salva la sua porta! Sembrava aver sorpreso il portiere, ma lui ha risposto con un intervento d'applausi. Si fa trovare sulla traiettoria e sventa un'azione rischiosa. Chiellini. Alessandro. Rabiot prova a prolungare. Grande movimento nello spazio. Una buona palla, spazio per cercare il varco. Intercetta il passaggio, pericolo. Vidal. Bastoni. Scodella in avanti. Dzeko vuole la palla. Va in scivolata. C'è la palla lunga in avanti. Dybala. Sospiro di sollievo sugli spalti e sono sicuro anche in panchina. Sono riusciti a fermare un'azione decisamente pericolosa. Un intervento fondamentale. Erano in inferiorità numerica, doveva rischiare il tutto per tutto, ma ce l'ha fatta. Decidono di giocarla all'indietro. Calcio di punizione per la Juventus. Alessandro. È fuori gioco per me. Bentancur di forza. Sicuri in fase di palleggio. Dzeko! E c'è il gol del vinto! E arriva così il gol del vantaggio. Vidal che ha restituito un pallone molto invitante. Ottimo scambio davvero. Sì.
cambiano la storia della partita con un gol davvero pesante. Cerca di pescare il compagno col filtrante. Questo errore potrebbe essergli fatale. Morata, opportunità. Pericolo. Perisic. L'ampiezza del gioco sembra essere una caratteristica importante della loro manovra. Sì, assolutamente. Cercano di allargare il gioco per stanare la difesa avversaria, disunirla e creare gli spazi in mezzo. E hanno ragione, perché per quanto tu sia bravo, non è facile passare se ti ostini a voler sfondare al centro. Qui può partire il contropiede. Pallone lungo, in verticale. Si avvicina la porta. Morata! Una conclusione non all'altezza del bel suggerimento ricevuto. Il passaggio è stato illuminante. Certo, l'azione avrebbe meritato di finire con il gol. Vinto. Si riappropria del pallone, può reimpostare il gioco. Dzeko. Barella. Cerca il tocco filtrante. Non è stato servito bene qui. Ottima pressione la sua. Palla recuperata. Cuadrado. Bentancur riceve in posizione interessante. Palla allontanata senza troppi complimenti. Fa avanzare l'azione con il lancio lungo. Poteva essere un'azione importante, difesa però ben posizionata. Pallone intercettato, intervento davvero provvidenziale. Mostrano un buon controllo del gioco. Scodella il cross. E peccato, non ci arriva. Danilo. Dybala. Brozovic. Lautaro Martinez. Prova la soluzione in fascia. Perisic riceve un bel pallone, ci mette la testa ed ecco il gol, ecco il gol, e questo gol dà loro ancora maggiore sicurezza. Situazioni come queste le sai sfruttare quando le prepari bene in allenamento. Sono passati da recupero a conclusione vincente in pochi secondi, con il risultato che abbiamo visto. Sono due gol per lui in questo torneo. Due gol di vantaggio e partita in discesa. La partita ha sicuramente un padrone adesso. È chiaro che due gol di differenza cambiano le dinamiche di gioco per entrambe le squadre. Cercano di rilanciare l'azione dalle retrovie. Brozovic la gioca in profondità. Ci mette il fisico e conquista il pallone. Ha provato l'azione individuale, senza successo però. Morata, opportunità. Calcio di punizione per l'Inter. L'estremo difensore la calcia lunga. Gioca una palla lunga. Prova con la palla lunga. E il primo tempo finisce qui. La tua analisi sulla prima frazione, Luca? Non ha niente da cambiare nell'assetto della squadra in questa pausa. Dovrà cercare di non complicarsi la vita, ma è difficile che accada. Oggi è davvero in palla. E si ricomincia a giocare. Devono assolutamente cercare di segnare un gol nei primi minuti per mettere in difficoltà gli avversari, ma soprattutto per riprendere fiducia loro. L'inizio di questo secondo tempo sarà il momento cruciale della gara. Se vogliono dare una svolta, devono farlo adesso. Lungo passaggio in avanti. Bentancur. Occasione per il contropiede. Morata. Cerca di allargare il gioco, il tentativo però non è dei migliori.
Brozovic, Skriniar prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Barella riconquista la palla, palla in avanti verso il compagno e il tentativo finisce con un nulla di fatto. Fa avanzare l'azione con il lancio lungo. L'Inter se la cava anche con un pizzico di fortuna. Bastoni è stato provvidenziale, ha fatto l'unica cosa possibile e l'ha fatta bene. I compagni devono ringraziarlo. Riesce ad intercettare. Occhio al tiro! E il pallone in rete! Gli hanno lasciato un sacco di spazio, errore gravissimo, e infatti sono stati puniti. Lo hanno lasciato troppo libero di controllare il pallone e concludere a rete. Ma è riuscito a sfruttare al meglio un'imbeccata perfetta. Gran gol! E adesso ovviamente il distacco si riduce. Dovevano segnare prima possibile in questo secondo tempo e l'hanno fatto. Ora devono puntare al pareggio. Danilo, calcio di punizione per la Juventus. Beh, qui gli è andata bene, eh? Poteva essere punito con il cartellino. Bentancur. Cominciare così il secondo tempo è stata sicuramente una grande iniezione di fiducia. Adesso però non devono cambiare modo di giocare, continuare ad attaccare, continuare a mettere in difficoltà la squadra avversaria. Cerca il traversone. E no, niente, è finito il fuorigioco. Partita riprenderà dopo le modifiche alla formazione già annunciate per altre 4 minuti. Il portiere la spedisce su. Bentancur inventa nello spazio. La Juventus ha fatto bene in questa occasione. Deve continuare così. E in questo momento devono prendere dei rischi, è necessario. Proprio così. Può cercare il taglio in mezzo. Locatelli sul pallone. Cerca l'uomo là davanti. C'è l'opportunità per il contropiede. Lautaro Martinez. Buona opportunità per Perisic. Cross in arrivo. Può metterla in mezzo. Vidal. Lautaro Martinez può colpire! Lautaro Martinez ha un grande senso del gol. Ha visto un'opportunità e ci ha provato senza esitazione. Alessandro. La Juventus non riesce a trovare Varchi nonostante il possesso prolungato. Calcio di punizione per la Juventus. Locatelli. Pericolo! Tentativo molto ambizioso, forse troppo, diciamoci la verità. Era difficile battere il portiere da quella distanza. Dzeko si allunga per arrivare al pallone. Rabiot. Non può sbattere il tiro! Altra chance! È una grande occasione fallita questa, potevano pareggiare. Una parata determinante, sapeva di doverla fare in questo momento e l'ha fatta. Libera, ma il pallone non va molto lontano. Ottima giocata. C'è il retropassaggio. Occasione da rete. Conclusione sul fondo. Ha fatto bene a provarci qui.
Lui da quella posizione sa essere molto pericoloso. Chiesa. Spinge sulla fascia destra. La mette in mezzo. Aveva un sacco di opzioni in area di rigore. Ha crossato proprio male in questa situazione. I giocatori si salutano e il quarto uomo sbriga le relative formalità. Adesso dobbiamo verificare l'impatto di questa modifica sulla gara. Ken può dare la scossa che serve ai suoi. C'è bisogno della sua rapidità per mettere in difficoltà la difesa. Ottiene un buon calcio di punizione. Ha provato di potenza. Chiesa. Ottimo dribbling. Se ne va. Palla dentro di Chiesa. A questo punto del match non possono restare nella loro metà campo. Devono proporsi in avanti, pur senza sbilanciarsi troppo. Scodella in avanti. Allarga il gioco a destra. Da lì può segnare. Difesa molto distratta in questa occasione. Non possono permettersi di perdere la concentrazione così. L'arbitro dice di aspettare prima di riprendere il gioco. Il mister vuole cambiare qualcosa. Costituzione comprensibile. Sembrava molto stanco, meglio far entrare un giocatore fresco. Alessandro. Rabiot raccoglie un passaggio dalle retrovie. La mette al centro. Letteralmente affondato in area di rigore. Vediamo che succede. È un momento cruciale per entrambe le squadre. No, ma non si deve commettere un fallo così. Questo è un fallo stupido. Se stai vincendo la partita, non puoi concedere un'occasione del genere agli avversari a pochi minuti dalla fine. E il portiere farà di tutto. Deve riuscire nel miracolo. Sbaglia dal dischetto, grandissimo, porta! Ha mantenuto i nervi saldi, freddissimo. Qui il portiere non ci è andato nemmeno vicino, veramente un ottimo rigore. Situazione di parità perfetta. Siamo ormai nel finale di gara. Mancano pochi secondi alla fine. Lautaro Martinez. Cerca di sfruttare gli spazi laterali. Perisic riceve in posizione interessante. Sembra che il mister voglia fare un altro cambio. Era chiaramente in debito d'ossigeno. Non poteva più continuare così. Salta e colpisce di testa! E hanno sfiorato il gol. La conclusione è uscita. Peccato, almeno avrebbe potuto impegnare il portiere. Danilo. Beh, direi che adesso è il recupero del recupero. Subisce fallo, guadagna calcio di punizione. Chiellini, lungo passaggio in avanti, sbroglia la situazione.
e finisce anche il secondo tempo. Situazione che rimane in equilibrio. Andiamo ai supplementari. Le due squadre si sono annullate a vicenda. Si può dire che nessuno abbia fatto abbastanza per portarsi a casa la vittoria. Si chiude qui, ma siamo ancora in equilibrio dopo 90 minuti. Parità fra queste due squadre. Adesso i giocatori dovranno trovare le energie residue per dare tutto nei supplementari. Sono già riprese le ostilità. La Juventus ha acciuffato il pareggio nei 90 minuti regolamentari quando tutto sembrava ormai perduto. E questo potrebbe persino rivelarsi un vantaggio, almeno a livello psicologico. Pallone filtrante a super... Ci prova! Colpisce in linea, portiere battuto. C'è la palla lunga in avanti. Chiellini la fa sua. Prova a verticalizzare. Beh, non aveva scelta in questa occasione. Palla a Correa. Tentativo di allungare il gioco. Cross verso il centro dell'area. Chiesa. Pallone lungo in verticale. Bastoni. De Vrij. Correa. L'avversario ha avuto la meglio. Ken. Elegante. Prova a prolungare in avanti. Ottima pressione la sua. Palla recuperata. Ottimo il fraseggio. Chiesa. La Juventus riprende subito il possesso della sfera. La gioca all'indietro. Bentancur. Locatelli sul pallone. Bentancur, grande intuizione la sua. Locatelli non è riuscito a trovare la conclusione su un passaggio interessante. Parata di Szczęsny. Ha sprecato per la verità una grande opportunità. Ecco il fischio dell'arbitro, finisce il primo supplementare. A questo punto una giocata o un errore orienterebbero il match in un senso o nell'altro. Minuti di speranza e sofferenza. Comincia il secondo tempo supplementare. La stanchezza in campo è palese. Un'eventuale marcatura potrebbe essere davvero quella decisiva. E passa. E non va troppo per il sottile. Ha provato a fare tutto da solo. La sua iniziativa però non ha dato i frutti sperati. E trova il compagno. È buona, si gioca! Bonucci, molto solido il suo intervento difensivo, non si è fatto superare. È davvero una bella serie di passaggi questa. Non gli ha proprio dato il tempo di ragionare. Vidal. Bella apertura. Aiai, stanno correndo rischi davvero inutili. Ha tentato l'azione personale. Conoscendolo sono sicuro che cercherà un'occasione per rifarsi. Magari ci riproverà ancora. Credo che l'affollamento in area alla fine gli abbia impedito di calciare in porta con la dovuta precisione. Bernardeschi. Locatelli. Questi sono gli ultimi minuti di gioco. Non devono sprecare tempo in questo possesso palla. Brozovic. Perisic, autore di un assist oggi. Ci mette il fisico e conquista il pallone. Questa errore potrebbe essere fatale. Calcio di punizione per l'Inter. Il direttore di gara è stato clemente, ma secondo me gli sta dicendo questa è l'ultima, amico mio. Avanzare l'azione con il lancio lungo. Arriva il fischio finale, ci sarà bisogno dei calci di rigore per decidere chi vince. Nessuna delle due squadre è riuscita ad ottenere la vittoria.
Ora dal dischetto anche la stanchezza può essere decisiva. Tanti minuti di calcio nelle gambe, stancherebbero chiunque, ma serve ancora un ultimo sforzo per i rigori. È il momento della verità. Siamo ai calci di rigore. Alexis Sanchez si prende la responsabilità di calciare il primo rigore. Stupenda parata del portiere. Il portiere era certo su dove sarebbe finito il pallone. Una garanzia quando la tensione è alle stelle. Va lui sul dischetto. Si è presentato con estrema sicurezza dal dischetto. Il portiere non è riuscito a deviare. L'Inter va a caccia del pareggio. È riuscito a guardare il movimento del portiere prima di tirare. Sarà lui il secondo rigorista della squadra. Grande parata. Grande il portiere, anche se un rigore parato è sempre un rigore sbagliato. Aveva capito dove si sarebbe buttato il portiere e non si è lasciato per niente tradire dall'emozione. Tocca al terzo tiratore, siamo a metà della lotteria dei rigori. Ha tenuto i nervi saldi, questo gli ha permesso di non dare scampo al portiere. Correa sarà il quarto rigorista della sua squadra. Una parata fantastica. Grande intuito del portiere, bravo a leggere le intenzioni del giocatore. Si fa avanti, sarà il quarto tiratore della sua squadra. La piazza alla destra del portiere, che freddezza! L'importante quando si calcia un rigore è avere la convinzione, e lui ce l'ha avuta. Deve segnare per mantenere la sua squadra in gara. È rigore decisivo, non può permettersi di sbagliare. Freddissimo, non doveva sbagliare, non ha sbagliato. Un rigore che vale la vittoria. Concentratissimo l'estremo difensore. Deve pararla o lo scontro termina qui. Sì, un rigore che vale la vittoria. Se ne vanno a casa con la Supercoppa, una bella iniezione di fiducia. Il lavoro e stile sta dando i suoi frutti e possono già vantarsi di un trofeo ufficiale, mentre la maggior parte delle squadre sta solo pensando alle amichevoli precampionato. Sale in cattedra il trofeo, la Supercoppa che si sono meritati, un primo trionfo che fa ben sperare per il futuro. Scopriremo presto se saranno in grado di confermare questo carattere vincente, ma adesso non conta pensare a nuovi obiettivi, è ora di festeggiare, amici.